fiato al ricordo. L'arte marziale di resistere. Ivan Vaghi torna in libreria, ma non per sport. TG di Solbiate, edizione di marzo, ben ritrovati. È passato esattamente un anno da quando tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria coronavirus. 12 mesi durante i quali sono cambiate molte cose e durante i quali in diversi hanno dovuto affrontare problemi e perdite familiari. Ad oggi il conto dei morti per il Covid-19 in paese è arrivato a 11. A loro e a quanto imparato in questo anno è stato dedicato uno spazio simbolico nell'area vicino al cimitero. Il 18 marzo da quest'anno diventa una data importante, una data entrata con una certa prepotenza nel calendario annuale italiano, e adesso Pamela ci aiuta a capire perché. Sì, il 18 marzo è stato istituita come giornata dedicata alle vittime del Covid-19, e noi come cittadinanza di Solbiate abbiamo aderito assolutamente volentieri a questa iniziativa, perché anche Solbiate purtroppo ha avuto tra i suoi concittadini delle persone che sono morte, e proprio per ricordare queste persone, ricordare anche tutti gli operatori sanitari, tutte le persone coinvolte nella lotta contro questo virus, abbiamo voluto con questa piccola commemorazione ricordarli e stare molto vicini a loro proprio per combattere il virus. Avete piantato un nuovo albero, siamo al Parco dei Monumenti vicino al cimitero, non è un albero qualsiasi, giusto? Sì, esatto, è una pianta, si chiama Paulownia, e è una pianta particolare, viene chiamata anche pianta del respiro, è proprio dedicata in modo particolare a questa circostanza, perché è una pianta che assorbe 10 volte più rispetto alle altre piante l'anidride carbonica e rilascia quindi nell'atmosfera molto più ossigeno rispetto a altre tipologie di piante, e quindi è sembrata un abbinamento assolutamente perfetto per questa circostanza. Insomma, noi la vediamo così perché la stagione è questa, ma è una pianta che ha una bellissima fioritura e l'anno prossimo sicuramente regalerà a Solbiate molto più ossigeno e anche una visione migliore. La stessa visione che ci auguriamo ritroverà anche il paese, vero sindaco Roberto Sapoliti, dopo un anno che è passato in modo difficile. Possiamo fare un bilancio? Certo, è stato un anno estremamente difficile e purtroppo non è ancora finita. Come sapete tutti, siamo ancora, il nostro malgrado, in zona rossa e non si vede ancora la fine di questo tunnel. Ovviamente dobbiamo riporre tanta fiducia nelle vaccinazioni, nei piani che sono stati messi in campo dal governo della regione, perché è l'unico arma che in questo momento noi abbiamo. Ma ci sono ancora persone, i nostri concittadini, che sono ancora alle prese con il virus, anche qualcuno in una situazione magari un po' complicata, un po' difficile. E quindi questo deve essere un monito a tutti ancora di continuare a rispettare rigorosamente quelle che sono le regole che ci vengono date per la prevenzione del virus. Ovviamente poi in questa giornata non bisogna dimenticare anche i nostri 10 cari concittadini che purtroppo hanno pagato con la loro vita la lotta al virus. E tutto, come diceva già Pamela, mi preme veramente mandare un grosso ringraziamento, un pensiero a tutto il personale sanitario, a partire dai nostri medici di famiglia di Solbiate, che tanto, veramente tanto hanno fatto e stanno continuando ancora a fare. Adesso i nostri medici sono in prima linea per avere i vaccini e finalmente fare le vaccinazioni a chi non può muoversi da casa, e ancora tanto ne avranno veramente da fare, ma veramente si stanno dando con tanta dedizione e tanto impegno. Quindi grazie a tutti loro, grazie anche alle forze dell'ordine, a tutti quelli che hanno contribuito per mantenere il controllo in questo periodo difficile. Ripeto, non dimentichiamoci quello che è successo, non è ancora finita, continuiamo a rispettare le regole che ci vengono date, perché questo al momento, insieme alle vaccinazioni, è l'unica speranza che abbiamo di arrivare in fondo a questa esperienza che speriamo al più presto di lasciarci alle spalle. Grazie. A pagare un prezzo importante per l'impossibilità di incontrarsi anche le società sportive, di fronte all'impossibilità di programmare gli impegni e la difficoltà di mantenere allenamenti regolari. Non tutti però si sono arresi. Lo Scorpion Karate infatti ha dimostrato di poter comunque organizzare allenamenti e momenti di incontro, cambiando tecnologia ed edizione. Per chi pratica sport non sono certo periodi facili, soprattutto per chi deve farlo al chiuso. Però
con un po' di buona volontà ci si può organizzare. E siamo tornati a trovare lo Scorpion Calate ed Elena, in particolare il presidente dell'azienda, che ci spiega come fa. Beh, è stato un anno molto difficile, già dal primo lockdown ci siamo dovuti reinventare. Siamo partiti subito con le lezioni online, che abbiamo continuato comunque a tenere anche adesso, per mantenere sicuramente il contatto con i nostri atleti, con i nostri bambini, a cui noi ci teniamo tanto, insomma. Quindi cercare di non perderci e di non far perdere quel poco di socialità che i ragazzi ovviamente hanno quando vengono a fare sport. Mentre per gli agonisti abbiamo mantenuto l'apertura appunto della nostra sede solo di Castellanza, perché è idonea per poter continuare gli allenamenti. I risultati, da quanto mai detto, sono positivi, cioè i ragazzi seguono, crescono dal punto di vista sportivo, ma direi anche sociale, perché in questo periodo è importante stare dietro, ma so che non vi limitate solo alla pratica sportiva, cercate di dargli anche qualcosa di più. Sì, diciamo che come dicevo prima, noi abbiamo cercato di mantenere sicuramente tutte le nostre attività. Abbiamo mantenuto anche le borse di studio, la consegna delle borse di studio l'anno scorso, seppur non facendo feste particolari o robe del genere. Non abbiamo volutamente chiesto neanche a livello economico ai nostri sponsor nessun tipo di sovvenzione, ma quest'anno per diciamo far capire anche ai nostri atleti che è stato un anno particolare dove tutti hanno sofferto anche a livello economico, abbiamo regalato noi una mensilità dell'attività sportiva. E poi diciamo che per sentirci meno soli abbiamo organizzato anche una tombolata praticamente al giorno della Befana per stare uniti, e comunque abbiamo messo in palio quello che sono le nostre attrezzature, quindi il corpetto, i guantini, e quindi diciamo rendere un po' meno amaro questo periodo che insomma ci ha toccato profondamente. Grazie Elena. Adesso mentre noi parliamo, sotto, non so se si sente, ma in sottofondo sta andando una lezione. Sì. Allora andiamo a parlare con l'allenatore e capire come funziona questo meccanismo della lezione a distanza. Sì, adesso ti faccio vedere prima appunto a livello online cosa succede con i nostri bambini e che cosa fanno durante l'ora di lezione nelle loro case. Andiamo. Ed eccoci qua con Giuseppe, allenatore ma nonché vicepresidente del Scorpion Karate, che ci fa vedere come si tiene una lezione online. Certo, allora, attualmente stiamo facendo lezione online, c'è Andrea, il nostro allenatore, che è da casa collegato con i bambini del primo gruppo, dai 6 ai 8-9 anni, e già da un po' che svolgiamo questo tipo di attività. Durante il lockdown abbiamo fatto principalmente lezione online. Allora, per gli allenamenti avete risolto brillantemente, compatibilmente con le situazioni attuali. Per le gare come siete riusciti a fare? Sì, anche per le gare ci sono state numerose gare online, di cui ne abbiamo organizzata anche una noi, Scorpion Challenge, dove hanno partecipato i nostri atleti, e grazie all'aiuto delle famiglie, dei genitori che si sono messi lì a preparare i vari percorsi, le varie attività che noi dicevamo di fare, ed è stata un'attività molto, molto bella e interessante. E poi anche per gli agonisti hanno organizzato, come dicevo, molte gare online dove hanno partecipato appunto gli agonisti, dove si sono potuti comunque confrontare con atleti anche di diverse parti del mondo. Fermo restando che niente potrà sostituire un allenamento, un'attività sportiva in presenza, cosa avete imparato in quest'anno? Cosa vi porterete dietro? Cosa ci porteremo? In pratica comunque può essere un'alternativa, magari se c'è bisogno di allenarsi a distanza. Comunque abbiamo imparato anche un nuovo metodo, sì, non è come allenarsi in presenza, ma comunque ci permette di seguire i nostri allievi ovunque siano. E qui con me, proprio in presenza fisica, ci sono Christian e Roberta, due atleti che si preparano per gare di livello nazionale e internazionale, e ci facciamo raccontare da loro come si sono adattate a questo periodo. Per galanteria, se permetti, partiamo da Roberta. Allora, questo periodo è stato abbastanza pesante, perché all'inizio abbiamo dovuto adattarci e allenarci in casa un po' dappertutto, e poi grazie a questi permessi quindi noi possiamo allenarci in palestra, e quindi
è già molto meglio rispetto a prima. E per chi ti segue sappiamo che è servito, perché hai ottenuto dei risultati insomma, di un certo livello. Ci vuoi ricordare i più importanti? Assolutamente sì, comunque è un periodo prima di tutto di miglioramento. Secondo, abbiamo provato a fare delle gare online, ma comunque assolutamente non sono come le gare normali, perché non c'è l'adrenalina, non c'è quello che ti spinge a vincere, e quindi la cosa importante comunque è continuare e non mollare, sicuramente. Christian, tu come ti stai preparando? Allora, diciamo che questo periodo è arrivato molto di botto, cioè il giorno prima ci allenavamo e il giorno dopo siamo stati costretti ad arrivare in casa. E all'inizio è stato molto difficile, soprattutto per me, che sto ancora crescendo a livello di tecniche, e avere questa botta e non riuscire più ad allenarmi in presenza con i miei istruttori, con i miei compagni. Adesso mi sto preparando per delle gare di livello nazionale e internazionale insieme a Roberta, e qui in palestra, e comunque mi sento molto meglio, e anche per la questione di tornare a fare delle gare è proprio l'adrenalina, l'autostima che quando arrivi dentro il palazzetto ti prende, e anche prima di salire sul tatami e fare la gara. Non vi rubiamo altro tempo perché vi state allenando, ci vediamo in una competizione più importante, spero, dal vivo. Grazie. Esce in questi ultimi giorni il lavoro di Ivan Vaghi, una rassegna di grandi campioni del passato, capace di trasformare il proprio successo anche in un messaggio per l'uguaglianza. Uno degli autori di Solbiatolona ha sfruttato quest'ultimo periodo, immagino relativamente tranquillo, per rimettersi al lavoro. E il risultato ce l'ho qua in mano davanti a me, l'ultimo libro di Ivan Vaghi, Nessun Vietcong mi ha mai chiamato negro, quando lo sport si ribella. Io l'ho definito un libro di sport, ma che non parla necessariamente di sport, giusto? Sì, è giusto. È giustissimo, nel senso che il titolo intanto è una citazione, una delle tante citazioni, forse la più famosa di Muhammad Ali, che era appunto uno sportivo molto famoso. E niente, parla di quando appunto gli sportivi, a livello individuale, a livello collettivo, si sono ribellati a qualcosa che loro ritenevano sbagliato. E sono andato a vedere nel passato quante volte è successo, e devo dire che ho trovato tantissime storie, anche molto interessanti, e ho pensato che forse potevano interessare anche ad altre persone. Quindi ho deciso di raccoglierle, di metterle su carta, diciamo, di scriverle. Ho proposto questo libro alla casa editrice, che poi lo ha pubblicato. Loro sono stati contenti di pubblicarlo, e quindi siamo qui. A chi si rivolge? Per l'appassionato di sport, di storia, di società, di un insieme di tutte queste cose? Ma allora, è un libro sostanzialmente di sport, perché parla di sportivi, gli sportivi sono i protagonisti, però ovviamente sono inseriti nel loro contesto storico, quindi partiamo dall'inizio del Novecento, con le vicende della indipendenza irlandese, per esempio, per arrivare fino alle vicende ultime del Black Lives Matter, quindi della protesta contro le violenze della polizia contro gli afroamericani. E in mezzo c'è tutto quello che è successo nel Novecento, o meglio, negli ultimi 100 anni. È chiaro che queste storie appunto sono inserite molto forte nel loro contesto, e parlano della storia del Novecento, indubbiamente, non si poteva fare altrimenti. Il tema è sicuramente interessante, Simonante, ma toglimi una curiosità: come nasce un'idea di affrontare argomenti tutto sommato non banali e metterli in un libro che, da quanto vediamo, ha raccolto anche un buon materiale? Ma non ho messo tutto quello che avrei voluto, perché sennò diventava... Quindi avremo una seconda edizione. No, non credo che ci sarà una seconda edizione. Così, l'ambizione magari è quella che chi legge il primo libro, cioè questo libro, possa avere magari la curiosità di andarsi a cercare altre storie, così come ho fatto io d'altra parte. Io ne conoscevo alcune, le più famose, ovviamente la vicenda di Muhammad Ali e del suo rifiuto di andare a fare la guerra in Vietnam. La maggior parte delle storie che poi ho scritto qui non le conoscevo assolutamente, e quindi sono andato a cercarmele, ho mosso un po' la mia curiosità, e quindi è nato questo libro qua. Spero che magari qualcun altro possa fare altrettanto e si vada a cercare anche altre storie simili.
Va bene, nessun Vietcong mi ha mai chiamato Nego. Quando lo sport si ribella, lo troviamo dove? Online, penso, anche nei negozi. Sì, si può andare a prendere in libreria oppure sulle piattaforme digitali. O contattati direttamente i Vanvaghi. Beh, se volete, ci facciamo quattro chiacchiere. Questa era la nostra ultima notizia. Purtroppo non abbiamo aggiornamenti e ulteriori notizie sportive, quindi ci auguriamo di rivedervi alla prossima edizione.